ci siamo. Lo showcase PlayStation, assimilabile ad un E3. Praticamente sì, non essendoci le tre, questa è la cosa che ci si avvicina di più. Ora, qualcosa ci siamo spoilerati perché internet è già pieno di roba, anche se noi siamo arrivati 2 ore e mezzo più tardi dello showcase, fondamentalmente è già pieno di spoiler internet, però bene così, vuol dire che hanno fatto delle cose fighe. Cinematic trailer, non vero gameplay, è bene che lo scrivano. Haven, ah! Ben. Ok. L'avevamo già visto, Haven. Lo avevamo già visto? Ah, ma è molto... è molto vicino a... Watch Dogs. È un mix tra Watch Dogs e Forspoken. So, we decided to do something about it. Let's go. E for Watch Dog. L'eroina sembra quella di Forspoken, no? Ma secondo me è un multiplayer, lei è una dei personaggi, ma non credo sia la protagonista. Magari non è simile, è figa uguale però. Ma è tutta una cinematica, quindi effettivamente di gameplay non sappiamo di che cosa si parli, eh. Però si parla di rubare, sono colpi. Potrebbe essere anche una via di mezzo tra un Payday è un Rainbow Six, da come lo vedo io. Payday e Rainbow Six. Io vedo solo un sacco di immagini. Però guarda che carina lei. Secondo me è un gioco dove si deve rubare, ma ci sono 2 squadre che devono rubare. Però c'è un QR code. Ah, però PS5 e PC. L'hanno sottolineato. Showcase PlayStation, sottolineato, beh. Stamattina comunque pure Microsoft ha detto che tanti giochi presentati da questo showcase arriveranno anche su Xbox. Hi everyone, I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment. I'm delighted to be here. Vi traduco io. Abbiamo passato gli ultimi mesi a rompere il cazzo a Microsoft per l'acquisizione e a un certo punto ci siamo detti dovremmo anche occuparci dei giochi. Ed ecco una bellissima carrellata di titoli che usciranno prossimamente, alcuni in esclusiva, altri no. Ad ogni modo mi sono pettinato usando un'aquila. You'll get a glimpse into some of the most breathtaking and imaginative content. Vedrete, ci divertiremo. A proposito, sapete che per mantenere i piselli verdi basta cuocerli con del bicarbonato? Enjoy the show. Ok, perfetto, si parte. Mi hanno fatto vedere quella cinematica così, come apertura, cioè un antipastino, hanno detto. Antipastino, abbiamo una cinematica. Super Earth. Super Earth. Oh, vedi, il mondo perfetto. Way of life. But freedom doesn't come free. No! Sweet liberty! No! Starship Troopers. Ok, ho capito che cos'è. Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. Che spettacolo, però. Could be next. Questo è Helldivers 2. Ah, perché Helldivers è molto ispirato a Starship Troopers. E infatti. Ah, dovete sapere che Helldivers è uno dei miei giochi preferiti di sempre, da che esistono i videogiochi. Sono così tiepido perché lo spoiler che mi sono fatto è appunto Helldivers 2, che non è più un twin stick shooter. Io sarei venuto nelle mutande a questo punto. Ma a vedere però questo. È simpatico, dai. Sì, però i TPS. Sicuramente è fighissimo. Eh no, è bello. Mi piace l'ambientazione, guarda là. Poi i mostracchi sono belli, ci mancavano un po' di arachni di folli. Ma tu non ti piace il Divers? No, mi piaceva dall'alto, ho giocato con te che volevi fare cose piano piano, io volevo prendere il robottone. Qua te la pigli in culo perché senza crediti più un paio di cazzi. Non so, il robottone ancora li vedo, però. Ma perché il robottone l'avevo shoppato io? Se lo tengano o no, ma secondo me lo fanno vedere.
cioè, il robottone era la base, no? Allora, se mi hanno tolto l'arrivo dei supplies dal cielo, questo non è Helldivers. Non mi pare di aver visto... perché quello era il fulcro, e non che il nemico peggiore. Però è stupido forte. E vabbè, alla Starship Troopers... Starship Troopers c'aveva questa atmosfera fascistoide, molto, molto stupida. Ci tengono a mettere PlayStation e PC, ma non Xbox. Perché questo non esce su Xbox. Non esce su Xbox? No, questo no, questo ce lo dobbiamo giocare su PlayStation. Nel tuo caso su PC, immagino. Bravissimo. Proprio non la vuoi accendere. No. Ascendant Studios. Chi sono questi? Ah, allora. Aspettatevi un sacco di DLC sottotitoli. Maybe engage a little. €7 €5 Aspetta, 90. Però, questo è un po' di vibes di Bulletstorm. È un FPS in cui usi la magia, i poteri. Simpatico, questo è molto Bulletstorm. Molto Bulletstorm. Anche se non ci sono le morte ambientali fighe. Vabbè, è il classico gioco di EA dell'ultimo periodo. Non ti sa di un cazzo. Palle colorate dal bracci. Secondo me hanno fatto una cosa tipo Destiny con le magie. Non però ho visto una cosa diversa dal... cioè il fatto che ti attacchi a... si mette un po' di gel che un adesivo, insomma. Poi gli spari in faccia, si sbaglia. Allora, io voglio sperare che sia single player. Secondo me sembra... Roshanians haven't had enough yet. We haven't given them enough yet. Lui c'ha lo stesso parrucchiere di Jim Ryan, non so se hai notato. Io sono ancora... non so se dire MMO, cioè, noi siamo blind praticamente di tutto, tranne un paio di spoiler. Questo a me mi sa un misto di MMO o single player. Non mi stupirebbe se alla fine dicessero fatti il tuo team. Guarda, io sto ancora aspettando il gioco di carte rivoluzionario. No, è chiaro che sia gameplay questo. Dai, Immortals, l'avevamo già visto, Immortals. Ma era Phoenix Rising. No, Helheim. Esce mo, tra le altre cose. Preordinatelo. Anche se luglio. Oh, 505, di solito non ci sono problemi. Di solito non ci sono problemi. 505 fa delle cose, a volte anche non troppo esagerate, però sempre carine. E compa, hai sbagliato strada fortissimo, però. Aspetta che mi escono le ali quasi sicuramente. Ah no. Ah, interessante. Senso di brividino. Cinematica però, cinematica non mi sembra. Ah, questa. Ah no, no, potrebbe essere carino, ma qui mostro Ghostwire. No, a me pare Runner e come Ghostwire. Ghostwire Tokyo, dici l'altro, come cazzo che... Ho capito. Ghost Runner 2. No, Ghostwire, sempre Ghost qualcosa. Ok, quindi c'è Ghost Runner 2. Tra le altre cose è molto bello Ghost Runner, il primo, sì. Molto veloce. Compellentissimo, ma molto bello. Dovevi raggiungere un esaurimento nervoso. Ci hanno aggiunto la moto, perché non era troppo veloce l'altro, quindi hanno messo... Aspetta, c'ho 70 all'ora. Sgame. Hanno sgamato, questo è uno stealth. Sembra Ghost of Tsushima. Sì. Con la grafica un po' più nuova e un po' più cupa. È un po' più giappo. Quasi. Sembra... Ma si rompe la faccia, dentro c'è un mostro. Sembra The Witcher. Ma The Witcher in un altro... The Witcher, la madonna. Ah, è un MMO. No, no, è un action. Scusate, sono spaventato dagli MMO.
MMO. E beh, ultimamente hai ragione, sei spaventato. Gli ultimi MMO che sono usciti. Però non è un MMO, è single player. Everyone wears a mask! You too! This is a real face! He'll let you live? Sekiro 2! Ma magari! Non esce. No, non è di From. Me ne rendo conto dal fatto che comunque sono tutti vivi. Porca troia. Bello. Porca troia. Pensavo che l'unica cosa buona fosse quel pezzo di patata che abbiamo visto prima. Invece, vabbè, il gameplay è molto veloce, molto devilloso. Camminare. Sembra interessante. Poi ci sta lui, Maestro San. Che roba è sta roba? Ma che figo. Pitta qua. Vive. Bello. Vabbè, queste tutte boss fight ci stanno a far vedere. Questi con le cose grosse sono tutti boss. Sì, sì. Per fortuna sono tutti umanoidi finora. Non è ancora uscito fuori uno strano agglomerato di braccine e gambine. Stai calmo, però non lo chiamavo. Non sei tu qua, queste naci. Probabilmente è una sequenza con un altro sistema. Ma sembra molto libero. Le animazioni sono bellissime. Sembra davvero molto libero anche come... come ambientazione, se puoi camminare sui muri dappertutto. Credo che sia schifosamente tecnico il sistema di combattimento. Madonna. Oh, raga. Patience is the key. Se poco sto gioco ha un buon feeling, è il mio gioco preferito di sempre. All we have to do is wait. Vorrei che non fosse troppo difficile. Mi piacerebbe non troppo difficile. Vabbè, perlomeno se vuoi esagerare con la difficoltà, poi la metti, no? So che detto da uno che Phantom ha masterato... Phantom Blade Zero. Detto da uno che ha masterato Sekiro, sembra strano, ma a me i giochi difficili non mi piacciono. Senti, aggiungiamo i sottotitoli perché non sento niente, non so quello che dicono. Get my heart back. Coming to PS5 e basta? E basta? Quanto pare un'esclusiva. Nessun sottotitolo è disponibile per questo video. Com'è? Manco quelli automatici. Questo è degli sviluppatori, sì, di Journey. È del proprio Journey style. Journey 2, la vendetta e il ritorno. Ah, zoo, di fatto. Pathless and Journey, vabbè, si capisce. Si proprio. Capisce leggermente. Abbiamo preso quello che ci piaceva di Journey e l'abbiamo reso un po' meglio. Abbiamo capito che su PlayStation 5 vi facciamo sborrare. Praticamente è un Journey 2.0. Però l'hanno lasciato per ultimo Journey, quindi potrebbe effettivamente essere Journey 2.0. Ma magari lo chiamano tipo l'uomo che guardava le mante. Vabbè, questo come al solito è il trip visivo più figo dell'anno. Sono contento, a me piacciono tantissimo questi giochi. Non sono propriamente giochi, molto spesso Giant Squid non fa proprio dei giochi, però cazzo, sul 65 World of the Sea ci sono andato vicino, l'uomo che guardava le mante. Sword of the Sea. E sono felice che arrivi Sword of the Sea. Adesso torna il CEO che ci dice: ma io mo avete visto, ma mo vi dico, ma vi faccio vedere una cosa di quelle. Invece no. A new world awaits you, full of dangers and mysteries. Oddio. All is full of love. Sembrano i cyborg di Bjork. Could never have imagined. Un'arma di distruzione di massa. Think of the world we could build if we believed in ourselves. Nice. If we truly believed in what it means to be sentient. Questo potrebbe essere un siluro, eh. Mi piace però.
Mi piace. L'ambientazione è figa. Ovviamente terra distrutta, tutto. Ti prego, Stray 2. No, non è col gatto, sei un cyborg. Però ho visto i gatti. Cammina a testa in giù. T'ha fatto capire che si aprono le porte con la pistola. Sembra un puzzle game. Ma è The Talos Principle, allora? Sì, è il 2! Il 2! What Past is Prologue. Questi sono gli sviluppatori di Serious Sam, sono Crow Team. Che però poi vogliono fare serie qua. Ogni tanto. Bello The Talos Principle. E questo invece? Questo deve essere Doom, pure un nome. Doom con le rondini. Un petty rosso. Un... Dei creatori di Grease. So che avete pensato tutti al musical, voi che state ascoltando, sì, e basta. Che la pronuncia sarebbe Grease, però vabbè. Oh. Che bello, cazzo. Perché tutti quanti i lupi cervi ogni tanto ci mettono nei giochi? Che roba. Sai cosa mi preoccupa? Che adesso ci sono tutti questi giochi carini, stimolanti, nuovi. La parte alta dello showcase saranno tutti remake. Fa schifo il mercato video, lo dico odierno. Magari sta roba non se ne ingula nessuno. Muore, ma tu ti inguli le corna. Il cucciolotto. Il violino è come un cucciolotto. Il cucciolotto, vedi, sta vicino. Che è triste perché ha perso la mamma. Mi piace veramente tanto lo stile grafico. E Bambi. Adesso la domanda è commestibile il lupo cornuto? C'ha le corna, vedi? E poi te lo devi portare praticamente appresso, che cresce e diventa un cristone, capito? Però ti fa le feste, ti trapana quello. Il mio cane mi dà le testate nei coglioni quando torno a casa. Se avesse due corna così sarei già morto. Beh, di solito se... Vabbè, dai, bisogna vedere il gameplay, però. La storia è simpatica, carina, però niente di nuovo. Neva, che l'ha sempre fatto. La Neva l'ha sempre fatto. Non lo so, non mi ha lasciato granché. Catco, guarda, se avete fatto una cagata come il secondo, che era carino ma era identico al primo, io passo a sto giro. Il secondo ci ho giocato 4 ore. No. No, è un altro. Bello però, no. Vabbè. Hanno alzato la mappa. È simpatichino perché si adatta un po' a tutti. Poi se ci ha giocato Sainergo. Al primo. Però il secondo era troppo uguale al primo, ma ha rotto i coglioni. Però qui vedo ci sono un po' di novità. Bravi. Oh, queste dovevate fare come due. Ma quando vedi i soldini, cambia baia non morde. Final Fantasy XVI. Non credo. C'è un muro però. Square Enix, le armi possono essere anche piccole, sai? Che è sta roba? Avete l'attenzione di Mario. Ok. Perché? Beh, quello è molto Miku style. È Miku style, ma quanto è multiplayer frenetico scioppone sto gioco. Vabbè, è un team shooter Fortnite style. Perché proprio con la sborra sparano? No, quei spumanti. No, hanno fatto Splatoon. Le schiume colorate, Gesù Cristo. No, non ci passi in mezzo. Le schiume colorate. È per non spararsi. Guarda, ogni team... Sì, ma perché il sangue non va più di moda. Loro si sparano facendo party, capito? No, è Splatoon, compà. È Splatoon. È basato sulle schiume colorate. Mi inculato l'idea Splatoon. Quindi non può passare... È perché sto vedendo... I personaggi che passano sul loro colore. Surfano sul loro colore. Mamma mia, che
questo è il tipico gioco estremamente caotico che io detesto. Quindi per quanto la waifu qui sia sicuramente interessante, credo che passerò. Hanno inculato Splatoon. Comunque a me Splatoon non mi è mai piaciuto, quindi figurati questo. Però ha un concetto bello. Lei è bella. No! Ha fatto scoppiare. Foam Stars! Giocate tutti e cinque. The Plucky Squire. Brava Sony! Che sei simpatichino. Ma non credo che sia solo Sony questa. Io spero di no. Stile di disegno che mi ricorda un sacco di cartoni animati. Però bello, cazzo. They adventure to the edges of their realm. Guarda che bello che è tutto veramente due. No! Veramente? Carino. Ma quindi è cuccioloso. Ma è bellissimo, cazzo. Un bellissimo concept. Vabbè, Super Mario. Che Super Mario potevi farsi così, eh? Però bello. Però è bello il concept. Mi piacciono moltissimo le parti board. Puoi uscire dal disegno a un certo punto, vedi? Molto carino, sembra molto carino il concept, davvero molto molto carino. Bella mossa Sony, esclusiva, bravi! Non si sa, è Devolver Digital. Ma Xbox l'hai mai visto sulle cose PlayStation? Potrebbe essere su entrambe. Teardown. Che tavolo? È arrivato! Teardown fa... Quando noi ne parliamo, forse saremmo stati i primi a parlare, sì, in Italia. Teardown. Forse adesso l'hanno rifinito, gli hanno dato una struttura un po' più dritta e finalmente approda sulle console di next gen, perché sulla old gen questo non gira nemmeno per scherzo. Però è tanta roba. Lo sviluppatore, che era inizialmente uno, ha fatto una cosa folle secondo me con i voxel, che sono questo stile grafico, questi pixellini, queste componenti, piccole, sì, componenti, che è un, se vogliamo, un Minecraft dopato, che i blocchi di Minecraft non sono così piccoli, ecco. Sbaglio o gira benissimo? Queste sono le cose che abbiamo già visto, eh. Okay, è stato ottimizzato un bel po', dai. Lì ho visto una zeldata. Questo, ragazzi, però vi divertirete come i matti a giocarlo. Per tutti quelli consolari tra di voi che non hanno mai provato Teardown, questo è una cosa nuova. Non l'avete mai giocata una cosa così. Sì. Teardown, che arriva anche sulle console, vuol dire che ha fatto proprio i soldi. E vuol dire che è più stabile di prima. Quest'anno. Carino. Bello. Molto della scala PlayStation 5. Molto alla... carino. Bravo, bravo, ma non avevamo dubbi, lo sviluppatore gli sta dietro alla testa. Anche perché è riuscito a creare un gioco da un concetto tecnico. Sì. All'inizio era solo una tech demo. Sì, era una tech demo, si poteva fare poco, però ha implementato tantissimo. Sì, roba, sembra... Questo è proprio un motore di gioco, vediamo... non è... Sì, è un motore di gioco, eh. No, questa non penso. Cioè, mi sa che c'era scritto not actual gameplay. Assassin's Creed cozze e vongole. Ma perché un pappagallo si ruba una rana? Non fanno questo i pappagalli? Noci, semi, queste cose, non si mangiano queste cose. Mai visto un pappagallo che si mangia una rana? Ma lui non è un pappagallo normale. L'anaconda che lotta contro un coccodrillo e che poi... Che al mercato mio padre comprò. Poi che a volte c'è una balena, una foca monaca, che ci vogliamo mettere dentro? Un tisannosauro.
Un tisanosauro. Un tisanosauro. Un dinosauro tranquillo, tranquillo con la malva così. Ah. Ah. È Snake Eater. Che lui sta all'apice della catena alimentare. Ah. Questa è la cosa che ha fatto venire tutti quanti. Infatti non si legge altro su... A me non me ne frega un cazzo, perché non ne posso più di remake. Anche se non ho mai giocato a Snake Eater. Però effettivamente un Metal Gear si sentiva un attimino il peso del vuoto del Metal Gear. Ci ho giocato a casa di amici, mi hanno fatto vedere le meccaniche, all'epoca erano incredibili, il cibo che andava male, dovevi gestire, cioè è un survival che all'epoca non esisteva un cazzo così. Quindi se è fatto bene come remake, magari... Metal Gear Solid 1. Tutta la collection, vedi? Beh, questa! This is a good thing. I don't know. Captura da un PC. La nostra gente è tornata da Shashgashbla. Ok. Gollum. No. Ok, questo doveva essere un paradiso, invece è una merda. Sono rimasti un po' delusi. Non è tartarugone, però, che bella. Morla, l'essere millenario. Questa ti dà. Con quella mandi avanti le skills. Sapevo che sarebbe arrivato il momento in cui avrei odiato. Però tutto aspetta, però, hai costruito tutto quanto immediatamente. Non hai dovuto mettere un pezzo dopo l'altro. Sì, però comunque sia è un builder. Cioè, ma non solo. Devi trasformare una landa desolata in un paradiso. Però carino, cazzo. Bello, no, vabbè, è troppa roba. Non troppa esce roba. Mai, È troppa roba. Non è di adesso, è troppa roba. Non esce mai. È troppa roba. È troppa roba. Questo è coming 2024, punto interrogativo. Se esce a luglio, questo lo prendiamo, perché è troppa roba. Non può essere, c'è qualche magagna sotto. Towers of Quanto lo sapevo! È troppa roba. Quando fanno ste cagate, porca puttana. The blind march is on. These people live with a knife to their throat. Attenzione. Coming 2024, seppure. È troppa roba. Ok, questo sembra un gioco. Ah, brava Square Enix. Avevo visto la spada un po' lunga, infatti. No, vabbè, dai. È quasi fattibile come katana. Sovradimensionata, è due ore di. Eccolo. Lui è l'eroe, c'è la più lunga l'arma. Eccolo. Eccolo. Vabbè, ma non avevano fatto un evento dedicato a Final Fantasy XVI, perché rimetterlo pure qua? Vabbè, perché ci sta, dai. Tell we're talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. Bello. Sembra molto, 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 molto interessante. Do you believe what I'm about to do is wrong? Anche perché se... Questo esce appena dopo il termo di comics, Io prendo un mese di pausa. Mi sa che esce proprio quando ci prendiamo lo stoppino noi. Esce tipo il 22 20, 22 giugno. We don't need your salvation. We don't need more. Save ourselves and we'll do it on our own terms. Da quante luci che ti faccio! Hai fritto le cose? Guarda lì. Lì stavano a fare una gara a chi faceva più luce. Perché questa è una dinamica completamente nuova che puoi combattere con i vari GM. GM sta per Giant Monster. Oh, Grandmaster, tipo, sì. I fritte, le patatine.
Dai, carino, guarda, sono curioso, sono molto curioso, molto curioso, molto curioso. Ma quindi te lo giochi te? Molto curioso. Sì, ma tu gli dici, ci sono male, gli dici. No, perché? Me lo devo giocare per forza io. Che patana che sta là? Troppe luci per te. Queste, tu ne hai viste pure poche. Ma io ho visto cose. No, no, ma lo so, queste io non sono riuscito a giocare. Guarda là quando è lucido. Bravi, lo voglio. Lo voglio provare. Dai ragazzi, che Nicola finisce subito subito Zelda e poi va su. Madonna, Zelda è lungo. È lunghissimo. Però è strano che il zio è uscito solo all'inizio. È strano che non dica, oh, voglio, guarda che... Mo torna. Ryan torna. Dobbiamo fare la parodia. Quest'anno si fattura, la facciamo in milanese. Quest'anno, beh, gli altri anni non è andata benissimo, diciamo, ma quest'anno si fattura un sacco. Adesso abbiamo visto che la console funziona. Ora è tempo di far giocare la gente. Ma è Keanu Reeves? A Keanu. Non fa più film a Keanu Reeves. Che? Aspetta, calmo. Ah. FBI Special Agent Robert Nightingale. Quanto è piatta questa grafica da una a Remedy? Da una a Remedy, a Remedy. Ok. Ho capito perché è un po' piattino. Someone knew they were here. Però se, da lontano sembra molto Keanu Reeves. Sì, però credo che sia. It's for us. Vedete che Alan Wake. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Ho capito che cazzo ha detto, però. Non sapevo. È Alan Wake. È Alan Wake. Ma sei sicuro? È un gioco con un focus sulle torce. Eh sì, vabbè. È un horror sicuramente. Io non ho mai giocato alla Wake, ma non credo sia un remake. Something important. Bello. No, non credo che sia Alan Wake. Le ombre, le cose, però. Che bella. What's your name? Keanu Reeves. No, Alan Wake, due però. Avevi ragione. Io Alan Wake non lo gioco da sempre, praticamente. Saranno 10 anni. Di più. No, ho visto due torce una dopo l'altra. Ho detto, qual è l'unico gioco che. Scusa? Fermi, ragazzi. La grafica è orribile. Remake, no, è remake. Ancora meno mi spiego, la grafica è orribile. No, o è un TPS. No, è un MMO per il telefono. No, non lo possono. Per cellulare. No. Questo, no, guarda, no, che no, è no, grafica no. PSP. È un remake di qualche. Ma un remake avrebbe senso se tu lo migliorassi graficamente. No, non può essere un remake, compa. Se questo è un remake, vuol dire che Ubisoft sta messa peggio della Telefunken. È tutta roba già vista. Way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. O è un isometrico e ci stanno a far vedere tutte le cose che puoi fare, ma da un'altra prospettiva, ma non mi sembra. Senti, questo è per mobile. Ma PlayStation, scusa. Embrace the fear. Quiet it. Find the stillness. Cioè, ma tecnicamente è imbarazzante. Tecnicamente è orripilante. Ma c'è qualcosa che ci manca, perché a parte questa qui è nuova per me. Magari il sistema di combattimento è cambiato. Magari c'è. Perché in Assassin's Creed con un buon comparto tecnico, action, me lo terrei anche con questa grafica. Se lo terremmo anche con questa grafica, perché non esiste. Io non vorrei dire una cazzata, ma è tutta roba già vista. Mirage. Madonna, che me. No, raga, ma non. A ottobre. Ma che cos'era tecnicamente? Io non. Sono tornati parecchio indietro. Hanno ripreso quello che stavano a fare un po' di tempo fa. E detto, ragazzi, dai,
Ragazzi, Assassin's Creed, ma Syndicate lo devasta tecnicamente. Syndicate, non lo so, ho visto un sacco di cose che non mi piacciono e un sacco di cose che ho già visto effettivamente. Cioè questo lo devasta tecnicamente. Nasce vecchio quello. Puttana Eva, ma che la gente che ha detto? Non lo so, però vale la pena di farci un video dedicato. Gesù Cristo, cioè io lo compro il Day One Mirage, perché secondo me ci divertiamo come pazzi. Ubisoft, ce lo vuoi mandare prima? Prima di tutti quanti, no? Perché, cioè, non veramente... ci facciamo il video. Ci risolviamo un po' di problemi, però. Perché veramente, cioè... Allora, io spero che abbia un sistema di combattimento incredibile. Passerei sopra alla grafica sì, se c'ha un... di 11 cioè, anni fa. Già se ha un sistema di combattimento, mettiamola così. Sì, già se ce l'ha. Quello col gatto non ce lo siamo inculato di pezza, ci abbiamo parlato sopra. Perché... Ma è nulla. Sai Games. No, l'ho visto di sfuggito, ho visto CAY, ho detto, Cry. Oh, era ora. Finalmente un MMO. Guarda quanto è grande la pistola. Square Enix. No. Finalmente un MMO. Oddio, no. Ho visto una roba. No, non è un MMO. Per non essere un MMO ho un sacco di lucine, come diresti tu. Sì, è perché non ci hanno messo l'HUD. Giusto perché così puoi vedere anche il centro dell'immagine, cosa che di solito non vedi. Guarda i draghi! No dai, sì, per forza. O è un MMO o è un semplice GDR. Sì, ok, è un GDR. Lo capisco dall'armatura disfunzionale di questa wife. Ragazzi, però state infierendo, povera bestia. Grand Blue Fantasy. Vabbè, è un GDR. Bello, bello, mi piace, mi piace. Non lo giocherò, ma è bello. Bello, bello da vedere, molto bello. Capcom, dai, ficcaci sto Street Fighter 6 che ci manca da un po'. Basta che non fai le cose dopate. È lui. Sì, dai, alla chiaro. Guarda Ryu con la barbetta. Oh, ma lui è l'unico che più invecchia e più è figo. È Ryu. Opponents I had to overcome. Niente, però non ce la fate proprio a fare facce belle. No. Tranne quella di Ryu. Ma Ryu è figo. C'ha dei peli che sono quanto il mio braccio. Eh sì, perché lui è forte anche nei peli. Per un attimo Ciulli! Ho temuto che ballassero per un attimo. Zanzif è sempre, sempre trash. Non sono un gran fan di questa grafica, però. Però hanno cambiato di nuovo grafica, fondamentalmente. Sì. Ecco, Blanca. I'm not nearly strong enough to chase after a monster like that. Meglio di quella prima, eh. Voglio vedere, ma non me lo fanno vedere il combattimento, mi sa, eh? No. Però molto meglio del 5, a me non è piaciuto. Tecnicamente molto belli i combattimenti, so che ci sono tornei fantastici. No? Bison? He attempted to Bison? Set the world under his heel. No, Bison ormai è stato superato. Simple Bison. When you go looking for strength, it's not like a game. C'è un leone. Un leone? This journey doesn't have a real ending. I'm making a Street Fighter 6. Ma scusa, ma non mi fanno vedere manco mezzo combattimento? No, mi hanno fatto vedere solo cinematografia. Solo un po' di personaggi. Ammazza. Se lo ordini adesso ricevi un sacco di personaggi che poi paghi. Mi raccomando, ragazzi. Che cosa sta diventando il mondo dei videogiochi, ragazzi? Mamma mia. Ma tu non vorresti un arcade con solo Street Fighter dentro? Un arcade? Sì. Un cabinato? Sì. No, ci vorrei Mark of the Wolves. Penso che sia in assoluto il picchiaduro 2D che ho preferito nella vita. Difficile. Bello però. Che? Bello! Bildi. Annapurna. No, non è di Annapurna, è troppo veloce, no, ma stai scherzando.
Annapurna che fa le fasi veloci vuol dire che sta sotto cocaina, ha smesso con l'LSD. Vabbè, ma Annapurna si è sempre drogati. Ah, appunto, dici, mostrano sotto speed, insomma. No, vabbè, è il solito Souls-like platform. Sì, che beh, dico però. Ultros. Allora, questo potrei dargli una chance. Questo sì, ma provare. Solo per i gameplay, anche se ho visto delle cose un po' troppo piastricciate. Allora, non mi fa impazzire visivamente, perché mi sa troppo di una cosa. Guarda quanto sono fuori di testa, guarda quanto sono fuori di testa. Hanno detto, no, lo stile da souliano in generale ci ha rotto il cazzo, facciamo una cosa psichedelica che torna di moda. Però a me l'estetica psichedelica ha sempre fatto cagare fortissimo, quindi... Però mancava una roba di quel tipo lì, quindi buono che l'abbiano fatta, non è il mio genere. Cominciamo subito con una waifu tutta rattrappita. Bello, stupenda. Ovviamente nuove cosplayer, ragazze in cosplay, che dite? Che ne dite, ragazze? Dai, che è facile. No, non è facile un cazzo. Un disastro. Farebbero tutti il cosplay di lei al mare. Questa è Genshin Impact Killer. Molto Genshin Impact. Allora, mi piace tantissimo graficamente. Questo è grafico. Quello era gameplay. Quello era gameplay, anche la coscia della tipa. Che Genshin Impact proprio. Perché fate iniziare i teaser con qualcosa che poi non è? Però questo piace un sacco di gente. Bellissimo, cioè bellissimo. Molto bello, molto bello. Ci sono le cose. La mini waifu. C'è tutto, la balena del deserto. Genshin Impact Killer, con un po' di Anthem. Puoi giocare con la mano sinistra. Ah, ma ci devo andare sott'acqua, no? Ci sono arrivato tardi. Tower of Fantasy. Ne già due torri, però. Ne hanno già parlato un sacco di persone di questo Tower of Fantasy. Ah, sì? Prima volta che lo sento io. Sì, ma perché tu non sei. MMO-so. Sì, le persone che amano gli MMO hanno già raccontato spesso e volentieri che potrebbe essere un Genshin killer. Capcom. Dragon's Dogma. 2. Ma così a buffo? Bello! Ma questo si gioca. Oh, ma sembrano belli i combattimenti. Sante quella spada. Noti questo sottile filo conduttore, che c'è sempre un sacco di patata in questi giochi. Vabbè, questa c'è sempre stata la patata fulgida. Una patata felina anche. Patata felina. Però bello, cazzo. Oh, la Madonna. Bello, cazzo. Fai il mago. Era lungo. Mamma, quanto è lungo sul gioco. Sei paura. Quanto è lungo sul gioco. Oh, questo è... Questo sarebbe da portare. È tutto. Lungo. È lungo. Sottotitolo, è lungo. Basta, non ci hanno detto niente. Dragon Dogma così. Non so quando è. Vabbè, è in sviluppo, dai. Questo è Five Nights at Freddy's. Sì, il classico. L'ennesimo. Hanno fatti solo 20. Questo non è neanche vero gameplay. For that reason, we are excited to inform you that you did an adequate enough job the first time around to have you back. Oh, non pensavo di rimanere così colpito da Dragon's Dogma. Perché manca. Siamo orfani. Io non ho mai giocato a Dragon's Dogma. Lo so, però troppo GDR-oso per me. Ma quello è pesante, mente GDR-oso. Cioè, quello non ti hanno fatto venire, ti hanno fatto innamorati tutto il resto, ma come entri nel menu tu dici impazzisci. No, lasciami per. Però mi sembravano belli i combattimenti. Io non lo so.
Oh, che paura. Wow, non me l'aspettavo proprio. Five Nights at Freddy's. Bravi. Ci tengono a farci vedere che hanno un sacco di corrente elettrica nello studio Sony. Oh, ce l'abbiamo di là. Ce l'abbiamo di là, poi me la testo. La testo. Poi te la porti. Ma io non so sto weekend se riesco. Vabbè, non te la porti. È che non voglio privare il nostro amico Pierpaolo. Resident Evil? Resident Evil 8. VR. Che tra l'altro Pierpaolo mi ha detto che l'ha giocato, ma non è troppo... Cioè, ha detto che ci si compenetra con le robe un po' troppo. Vabbè, come tutte le gioie VR. Resident Evil. Sembra quasi il 7. L'8 l'ho giocato. La parte finale sembra Doom, cioè uno shooter. No, so, è l'ultimo gioco che vorrei, però stando cablato. Questo gioco è molto carino, mi piace. Sì, è molto figo, ma sei cablato. Perché sono giochi dove tu ti vuoi girare. Ah, il 4. Resident Evil 4. Via. No, io ho skippato tutti i Resident Evil dopo il 2, credo. Quindi. A me mi ha fatto così cagare il 2 che proprio il primo che ho ripreso è stato il 7. Sì, il 7. Vertigo Game, not actual gameplay. L'ha detto proprio fermati perché non ci pensavo. Like a lot. Però. Siamo una bella sigaretta. And ever since then, it's like I see his face everywhere. And lately I've started to develop. Carino però. Peccato non sia il gameplay. Mi fai vedere un po' di gameplay. What do we have here? Bro! Well, what's a bit of armless fun? Hello, uglies. Blah 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 blah. Vuoi fare queste cose? No, credo. Vogliono dare una connotazione un po' più scemotta. Sembra The Island. Cioè, è proprio quello lo stile. È troppo stile The Island. I'll be right out, boy! But as you know, time waits for no man. Catch you later, Fred. È freddo, no, è Dead Island, cioè gli hanno fatto tutto lo stile. Who's a good boy? Ah, Arizona Sunshine 2. Ah, era orribile. Il primo era un po'. Però l'hanno preso Dead Island. Eh beh, sì. Ma se vuoi fare un gioco di zombie divertente, pieno di interazioni. Smile Gate. Oh. Allora, graficamente è pacco, quindi potrebbe avere un gameplay incredibile. È molto Counter Strike, lo vedo. Sì. È Global Offensive. Mi piace. Questo è da provare in VR, secondo me, dai. Potrebbe dare un sacco di gusto perché lo vedo veloce. Io devo sfruttare questi mesi in cui ho la casa vuota, perché devo ancora arredarla, è vuota veramente. Per giocare alla VR, a tutti quei giochi che non mi sono comprato perché non potevo. Ah, Crossfire Sierra Squad. Crossfire, vabbè. Per VR, Crossfire. Basta? 4 titoli VR? No. Non penso. E adesso vi facciamo vedere nel 2025 che cosa succede. Ah no, un altro titolo VR. The target is Colonel Peter Conrad. Altro shooter. Però questo è un movimento libero. Però almeno qui ci stanno facendo vedere questa modalità di movimento. Movimento libero col cavolo. Oh, ti posso dire che io ho giocato solo uno shooter divertente su VR.
Roborigol. Però di altri shooter, a parte i poligoni dove tu sei fermo e spari i bersagli, ma gli shooter in movimento così belli come Roborigol non mi sono capitati. E ci metto dentro anche Half-Life Alyx, perché come shooting è meno divertente di Roborigol. Vabbè, questo è iniziato come una cosa, mo è tutto un'altra. End Dreams, perché non mi sono... nuovi? Non lo so. Però pure a me sembra di averli già incrociati. This is my mind. My boss. Ti fanno essere Gesù dentro. Un po' di telecinesi. The clock is ticking. Però questi giochi qui sono pericolosi perché vedi queste meccaniche? Cominci a rosicare malissimo quando non ti riesce, quando non aggrappi. Qui devono essere veramente fatti con i controcazzi. Questo è il sistema di movimento, deve essere libero. Senza cavo. Cioè, questo potrebbe avere lo stesso problema che aveva Super Hot su PlayStation. Super Hot, una volta che lo provi sul Quest, capisci le potenzialità di questa roba qua. End Dreams, vediamo. Unreal Engine. End Dreams come si comporta? No, sono contento che stanno battendo sulla realtà virtuale, che ci stanno arrivando titoli nuovi, che c'è fermento. Not actual gameplay. Ammazza, ci stiamo bene, però questo non è VR. Sì, siamo ancora su VR. E non c'è scritto sopra. Penso che sia una cinematica di... no? Bungie. Cioè avevi ragione, questo è quello di prima. Ma che Destiny? Io non credo che Bungie abbia tempo di dedicarsi ad altro. O magari hanno una divisione che si occupa di fare... cose nuove. Un multiplayer. Destiny 3. No, è un multiplayer questo qua secondo me. Non capisco. Ma Bungie che fa una cosa nuova. Allora, secondo me è un multiplayer sul paintball. Tanto non giro niente, adesso è 2024. Marathon. Marathongame.com. Manco te lo dicono, non si sa manco quando. Vai sul sito. Dai, no, questo è 2024. Questa ce l'hanno buttata così proprio. Non mi dispiaceva però. Non è un vero gameplay e ne abbiamo diversi di giochi che non hanno un vero gameplay. Where to begin. Questo è Destiny. You've missed so much. C'è la cosetta di Destiny. We've slain gods. Ma non lo è perché ci sono queste divinità. Però hanno grabbata proprio la grande. Ma guarda che l'estetica dei videogiochi è sempre meno peculiare. Cioè funzionano quelle quattro cosette e sempre quelle vedi. Perciò quando troviamo un gioco che ha un'identità molto forte, noi lo promuoviamo. No, è Destiny. È Destiny. Sono qui ora. Wherever the hell here is. Ah, era donna ma parlava con la voce di... The Final Shape, quindi l'ultima, per questo hanno detto l'ultimo aggiornamento. Marathon, così almeno ci facciamo due soldi prima di... può darsi. Perché credo che sia l'ultimo aggiornamento di Destiny. Firewalk. Mi piace già un casino, Anche se non è actual gameplay. Forse gli hanno bannato la musica. È la top. 2024 mi piaceva già troppo per essere PS5 e PC. Quindi probabilmente anche per Xbox.
Dove sta scritto PC, secondo me, è 100% anche Xbox. Thank you for joining us today. Spero che vi siano piaciuti questi giochi. Ci sono tante novità, tanti piccoli giochi indipendenti e ovviamente i remake che non possono mai mancare. Siamo sicuri che nel 2024 vi divertirete un mondo, ma nel 2023 escono comunque un paio di titoli. Abbiamo pensato di far uscire anche un nuovo Astrobot, ma poi ci siamo detti, ma perché far uscire cose belle? Che cazzo è questo fermo? It has an 8-inch HD screen and all of the buttons and features of the DualSense wireless controller. È stream! È stream! Sì, questo l'avevamo visto. Earbuds, which will bring next generation audio immersion to PS5. Non sente meglio la musica. Beh, già questa c'ha senso. Via già questa c'ha senso. Beh, questa è beh. Ma sta cosa qua, ma chi cazzo se la prende? Look out for more details soon. We hope so today's stream. Showcase demonstrates our continued commitment to delivering experiences that surprise and delight our players. I want to thank volevamo fare una nuova PSP, ma gli ingegneri ci hanno detto non ci abbiamo sbatti. Quindi ci hanno lasciato con l'ultima di nuovo Snake. No. Questo c'è un taglio di capelli che quando è uscito Snake Eater era considerato da coglioni. A me sembra Snake. Io Snake Eater nemmeno l'ho giocato, quindi. A fate you will not share. Ah, non è Snake Eater. Però non actual gameplay, so ovviamente. Shadow for hours, but you sense nothing. Pathetic. È forte lui. Bene. Più forte degli altri. Poi c'è il pelo, vedi? I asked for an equal. And this is what you find. Petto villoso. Perhaps a new hunting ground. Ah, Spider-Man 2. Tutto mi aspettavo fuorché Spider-Man 2. Anche perché graficamente. Sulle facce. Graficamente. Che sia un vero 2. Poi lunga la scena sull'albero. Ah, che ti fai capire che ti ci potrei offendere. Sei mesi dopo. Un nuovo cattivo è giunto in città. E arriva dalla tundra. Dalla foresta. Dalla dalla taiga. Ah, questa è la grafica. Un po' più piattarella. You have no idea. Abbiamo il simbionte. Bello, però è sempre veloce Spider-Man. Allora sì. La bellezza di alcune cose di Spider-Man non si supera. Pensavo fossero innocenti questi, dico la verità. Stemmiato quella. Sì, sì, ma tutti. Da prima che sento cose. Quindi Spider-Man 2 inizia con Venom style. Ah, probabilmente ce l'avrai per tutto il gioco. Sì, ma sei troppo sgravo così. Ma qualcosa si devono inventare, sennò fanno due da tre volte lo stesso gioco. Io Miles Morales l'ho retto 2 ore. Sono rotti i coglioni subito. Vabbè, ma era un DLC.
Ah, switch Miles. Miles, the hunters track Connors. Insomma, ho fatto tanto per non giocare con Miles Morales. I'm on it. Sounds like Kraven's checking off his. We don't have much time. Che è quella cosa? Madonna, che cazzo di velocità puoi raggiungere questo giro? La tua alare è nuova? Mi sa che stavo in Miles Morales, io non ci sono arrivato però. Questa cosa non l'ho mai vista. Ricorrendo in mezzo alla città. Beh, ma almeno, cioè, stanno sfruttando ovviamente la PlayStation 5. Perché molti si sono scordati che la nuova generazione doveva accorciare i caricamenti e rendere più rapida appunto l'azione in game di questo tipo, cioè caricando più rapidamente le mappe. Quindi puoi switchare due personaggi, ma secondo me fanno tre per rifare il meme. Dici? Secondo me ne fanno tre. Io ho visto che c'era pure Black Cat nel mirino di quel tizio. Black Cat però... Non puoi usare tutti quanti. Cioè, vuol dire che puoi usare pure i cattivi, sarebbe troppo rivoluzionaria. È troppo complesso, ragazzi. Che bello che puoi fare quella roba. Ma quella mi si poteva fare pure prima. A doppio? Non mi ricordo se si poteva fare a doppio, però... Vabbè, ovviamente non potendo mettere 6.000 gadget su un personaggio, ne hanno usati due di personaggi, così ci sono 6.000 gadget, ma 3.000 uno e 3.000 l'altro. Sei uno, che sono due e basta? Ah no, ma magari ci sono anche altri personaggi e... Allora, graficamente... Gli ambienti sono belli. Sono belli, però la grafica è quella di Spider-Man. Sì, la so. Cioè, nel senso... All'inizio mi hanno ingulato perché era una cinematica, eh. Cioè, quello che dico è che il primo Spider-Man che è uscito mi ha fatto molto più effetto di questo. Perché questo è praticamente graficamente uguale. Però tecnicamente probabilmente si sono spinti molto oltre. Sì, con i caricamenti veloci della città, con la rapidità delle azioni. Però il comparto grafico è quello. Ottimo, ma è sempre quello. Ottimo, e le luci sono un po' più curate. Almeno così mi... Anche se quegli altri pure... No, però non c'erano spazi troppo angusti. Cinematica e adesso gameplay, tac. Where am I now? Vabbè, queste piccole sequenze scriptate di raccordo non sono male perché durano poco. How'd you find me? Ah, è lui lo sparviero. He's still eating. Ah, c'è l'uccellone, cioè. Vabbè, Miles Morales comunque. Tu dici? Beh. Se la leggenda è... Se Peter giusto. Lo ha fatto il suo successore è solo per quello. Dice, guarda, c'è un uccello. È uno sparviero. It's just his skin. Doesn't that mean he's... Snake. Hungrier too. Chi sei tu? Chi è Kusumo? Ah no, vedi? Mo fanno così e moriva il terzo. Per forza, devono rifare il meme, secondo me. Yeah. Però quelli erano tutti e tre Spider-Man. Questi sono Spider-Man e Miles. Cioè, sono Peter e Miles. Spider-Man, I mean. But the date isn't complete. Okay, I think I got a lock. Gigi, wait, you chill. That wasn't me. Me neither. I don't even have a stomach, so... I sensi del ragno sono attivati tutti e due, capito? Lizard? Sì. Go, go, go! Take him alive! Cioè, praticamente i cattivi vogliono prendere tutti gli altri cattivi di Spider-Man. Spider-Man, perché li vuoi difendere? Perché non si toccano i cattivi. Non ci può toccare solo lui. Certo, molto bella sta sequenza qui. Mi ricorda il finale di Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Quel cacaturo a pressione. Satapum. This is really, really exciting. L'acqua è molto bella. Ma è così veloce? Non worry. A quanto pare. È per due rispetto a quello di prima. Fa delle cose formidabili. Beh, non so, a me Spider-Man è piaciuto, però. Cioè, dopo capisci che il gameplay loop com'è, quindi. Che a noi. The
East River is not a river, but in fact a saltwater tidal. Allora, sta soluzione di regia qui ormai comincio a odiarla. In mezzo a una situazione concitata ti fanno vedere quello tranquillo e poi arriva il bordello. L'avrò vista 600 volte nei film degli ultimi anni, sta cosa. Vabbè, è un supereroe, oh. Che vedrò. Mamma mia, ma però porca puttana, fatevela venire in idea. Abbiamo cambiato, adesso siamo Spider-Man. Poison clouds. That all you got? Almost done here. Civilians are all safe. How you looking? This gunship won't quit. Anche lui c'ha da dare, quindi. Ah, carina, sto fatto. I got you. Time to go boom, boys. Oh, no, no, no. Spider-Man, it's got defenses. Ultimamente per vedere un po' di idee belle in un blockbuster devi aspettare James Gunn. Tipo il combattimento di Guardiani della Galassia 2 che lo vedi sullo sfondo mentre balla Groot davanti. Cioè, quelle cose lì sono belle. Eccolo, eccolo. Diventi pure invisibile. L'uccello fotonico. Me lo recupera, vedi? Lo sparviero. Right behind you! I know! Whoa! Speed faster! Beh, di scene differenti ci hanno messe. Questi l'inseguimento. Scappa dal mostro, va in mezzo alla città. Vedi le zone più anguste, è molto più variegato, mi sembra. Sì, pure a me. Anche se questo era un quick time event. Beh, ce ne stanno sempre. Però il free roaming, sono curioso di sapere cosa hanno. Beh, fatto. L'hanno fatto vedere all'inizio. C'era veramente poco, però. Vorrei vedere le attività, sai, quelle. Perché alla fine sono quelle che fai più spesso. Negli altri Spider-Man ogni tanto capitava un crimine, te lo segnalava, andavi là e li picchiavi, basta. C'erano le stazioni di ricerca che potevi sbloccare della Osborn. Però mi rendo conto che in questi giorni stiamo giocando Zelda e quindi insomma, come free roaming dubito che qualche altro gioco quest'anno riuscirà a farsi il suo posticino. Però un sacco di cose, l'uccellaccio è morto perché hanno piantato una bomba. Lui è più cattivo, però, butta la gente per terra. Beh, perché è il simbionte che lo rende più stronzetto. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. Are you sure? He's got big teeth. So do I. Mi sa che quell'effetto rigonfiamento sotto la pelle si muove. No. He's never like that. Non tornerà mai indietro, vero? Spider-Man 2 2023. Bello. Together. Be greater together. Eh sì, insieme. Miles Morales. Ma mica coop. Ma va, ma che cazzo dici? No. No, non è plausibile che facciano una coppia di Spider-Man. Sarebbe una figata. No, vabbè, ragazzi, è finito lo showcase. È stato molto meglio di quello che pensassi. Veramente, cioè, a parte un paio di cacate tipo Assassin's Creed Mirage, sul quale ci dobbiamo informare, però. A ottobre. Ci dobbiamo informare, però. Perché io, cioè, secondo me, è per telefono cellulare. Bon, dici che ci sarà pure una versione che gira sulle calcolatrici. Quello di sicuro potrebbe gira. Potrebbe essere. Comunque, ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di questo showcase. Per me è stato uno degli showcase più belli degli ultimi anni. Ma no, perché negli ultimi anni che giochi hai visto? Almeno qua due giochi li hai visti. Almeno qua due giochi li ho visti.